Uno, due. Bella raga e bentornati in questo nuovissimo video vlog, baby. Eccoci qua tornati, ragazzi. Come avete visto ultimamente sono usciti tantissimi video sul canale mio, quello di Montesi e quello di Saspo. Quindi se non l'avete visti restate sintonizzati e iscrivetevi a tutti e tre i canali. Oggi in Vloghouse abbiamo un ospite molto molto speciale di nome Greg. Quindi oggi siamo qua con Greg, il protagonista del Diario di una Schiappa. E infatti ultimamente è uscito il nuovo libro del Diario di una Schiappa, chiamato Diario di una Schiappa Vacanza da Panico. E quindi oggi insieme a lui e a Montesi, eccomi! Ho detto Montesi dovevi saltare prima, però vabbè. Andremo a fare un prank di nuovo a Sespo. Yes. Gli riempiremo tutta la stanza di carta bianca e poi ci faremo tutti i disegni che vogliamo, tutto quello che vogliamo, e li riempiremo con tutti i pennarelli. Sarà troppo divertente. E pulisce lui tutto. Pulisce lui perché ovviamente la stanza è sua. Siete pronti? Vai, andiamo. Io sì. Ok. Questo è lo spirito giusto, dai, andiamo. Oh, Greg, ci dai una mano? Iniziamo, sì, ci vuole una vita. Non ce la faccio più. Vai, piatto, sta in camera, okay, di Rosalba. Okay. Pure tipo i cuscini singoli. Bro, non hai capito tutto. I cuscini, il letto, il comodino. La lampada? La lampada, tutto, bro. Devi fare piano. Ho capito, la carta che fa il casino. Devi fare piano. O te non aiutare troppo, mi raccomando, eh. Greg, ho un regalo per te. Ok raga, è passato un po' di tempo, stiamo sudando. Però lui ha fatto tutti i cuscini, guardate che carini. Chi è? Tutti con una... troppi cuscini, cioè non si è letto con più cuscini. In effetti sì. Poi abbiamo fatto il comodino, la lampada, stiamo facendo un po' l'armadio. E Greg come al solito ci sta aiutando molto. Infatti guarda, si sta rilassando mentre noi lavoriamo stranamente. E boh, non lo so raga, ci vediamo quando ho finito o quando ho quasi finito la stanza. Ci vediamo dopo. Greg, che ne pensi? Allora fallo tu. Raga, ho sentito un rumore. Ho paura che sta scendendo. Mi potete andare a controllare, sì, per favore? Pensaci te. Vabbè, ci penso io. Vai, pure te. Oh, non vi fate beccare. Ok, però ci dobbiamo inventare qualsiasi cosa per distrarlo. Allora, gli possiamo tipo raccontare una storia? Facciamo finta di stare male. Tipo che... No, raccontami la barzelletta. Una battuta. Ok, vai. Bro, che stai a fare? Oggi non parli tanto, un po' strano. Lui ti voleva dire una barzelletta. Sei pronto? Fidati, mi ha promesso che farà ridere. Bro, te lo giuro, mi aveva detto che faceva ridere. Mi dispiace tantissimo. Io no. Va benissimo, dopo questa mai più a fare battute. Beh raga, io direi che è finita, no? Beh, anche meglio. Madonna raga, c'avevo una fame, mamma mia. Madonna davvero, ci voleva un botto. Stava pure a far tardi. Che vuoi? Ah, ma lui c'ha fame, bro. Ma la potevi dire prima quando abbiamo ordinato? Quando abbiamo ordinato, se ne volevi una fetta, bastava chiedere. Bro, ormai no, lo dovevi chiedere. Cioè, se vuoi la ordiniamo adesso, però diccelo velocemente. Anzi, vabbè, chiami te. Buonissimo. Veramente un po'. Mamma mia, non l'hai mai sentito fame. Mi ero in camera. No. Oh, ma che fai? Dove vai? Perché stanno in camera? Ah, bro. Però intanto non l'ho. Dai bro! Ho parlato! Bro, se manca fa finta che non hai parlato un secondo fa! Senti, bro, si è sentito da sopra! Bro, oramai puoi parlare, hai perso! Puoi parlare! Smettila, togli! No, quello è l'unico muro che non c'ha niente! Bro, guarda i cuscini! Perché quello non hai detto niente? Perché non c'è andato! Ti segno io! No, vai! Bro, guarda i cuscini! Cuscino grande! Ma quanti cuscini hai? Altro cuscino! Un altro cuscino! Scusate, ma poi non mi piace dormire tanto. Poi cuscini. La tua collection? Raga, questo è il mio merchandising.
Ho sbagliato a buttarmi perché era così bello, lo lasciavo qui. Qual è il cactus? Il divano? Cactus. Non lo so, il divano con telecomando. Questo è King. King, King sta qua, bro. Vieni a vedere. Questo è il tuo padre di famiglia. Io lo serba. Kong. Sì. Questo qua è il tuo Oscar. Chi è? Chi è tra. Chi è? Vai. Vediamo. Chi è stato? Il quadro. Per... Vediamo tanto che indovina. Il quadro di. L'urlo di Munch. E chi l'ha fatto? Munch. L'ha fatto Munch. Chi l'ha fatto? Non è fatto Van Gogh. Aaaaaah! Van Gogh. Aaaaaah! L'urlo di Munch. Edward Munch. Te l'ho detto, hai perso! Leggi un po' i libri. Diario di una schiappa. Libro epico. Bro, scusa. Mi sa male. Mi dispiace. Film quasi bello. Film più brutto. Film brutto. Vai, Espo. Sì, hashtag Espo. Disegna quello che vuoi. Devo fare i baffi. Per te, la proprietà è vuoto. Che cos'è? Un tappeto, scusa, però sembra una cellula. Ragazzi, adesso noi ci mettiamo in posa, dovete fare uno screenshot di questo video, postarlo su Instagram e metterci hashtag Valespo sotto. Dobbiamo arrivare a 100.000 riposte entro la fine dell'anno, stiamo tipo quasi a 70.000, quindi tutti a postarlo su Instagram. Noi proveremo a mettere like a tutti, ora ci mettiamo in posa, 3, 2, 1. Screenshot, postate su Instagram, mi raccomando. E questo è il prank che ti ha anche fatto perdere il tuo video che stavi registrando. Meglio, oggi, stavo per morire. Quale parte ti piace di più, questa o questa? Perché mi ci porti? Sì, ti porto quale ti piace di più. Adesso andiamo qui. Però andiamo a uscire qui. Sì, sì. Aspetta. Questi siamo noi. Lo sapevo che facevi noi. Io sono snowboard, io sono snowboard. Monte che è caduto. Vabbè, ti ci stai impegnando un po' troppo. Questa è l'ambulanza che lo sta andando a prendere. Frank riuscito, ti hai perso il tuo video. Ma mi sono divertito. Ma no, lasciamo così. No, no. No, dobbiamo fare il continuo del prank. Prendiamo la proprietaria di casa e gli diamo casa così. La facciamo entrare così. No, la mia valigia, raga. Sì. Oh, però io mi voglio tuffare sul letto. Anche con cuscino. Insieme, ok. Vai. Uno, due. Ok raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 50.000 like per un altro prank del genere. Ringraziamo te al Jay, Greg, che ci ha aiutato con questo video, grazie. Grazie a voi. Ringraziamo Notte No e ringraziamo Zespo perché lui, vabbè, gli faccio sempre prank a lui, quindi ringraziamolo. E in più ringraziamo il Diario di una Schiappa che ci ha aiutato a realizzare tutto questo video, che è appena uscito in tutte le librerie, quindi se non l'avete ancora preso andatelo a prendere perché è stupendo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga. Ma aiutate a pulire? Senti, dai, sei. È venuto ieri quello delle pulizie. Sei? Bello bro. Grazie amici. Dai, pure te. Me ne vado pure io. È bella così la camera.